Oh, se si spacca ci facciamo un male del corpo. Ok. Gia. Sì, ma devi saltare però, dagli la spinta. Garibaldi che è appena rientrato in porto dopo aver pescato queste magnifiche canocchie e sulla barca di nonno Torino. Sì. E da quanto tempo fa questo lavoro? Il servizio è già 60 anni, Sì, molta soddisfazione perché lo facevo con passione. Il pesce adesso si pesca ancora come una volta oppure cambiato? No, come una volta no, perché purtroppo i tempi sono cambiati. E pesce ce n'è molto molto di meno. Comunque si tira avanti dalla baracca. Adesso siamo d'inverno, ci sono stati 2 giorni di burrasca e le canocce sono venute fuori, le canocchie. È un pesce che rimane sotto il terreno, no? Quando è d'inverno rimane più sotto. E con la burrasca l'ha mosso e sono tutte venute fuori. Allora, diciamo che i pesci più richiesti sono la canocchia e le sorgole. Ah. Però la canocchia è proprio la regina del nostro territorio perché ne viene pescata in abbondanza. Sì, e quando è il periodo? Allora, i periodi migliori diciamo che sono d'estate, perché durante l'inverno la canocchia è nella sua riproduzione. La vongola c'è un po' tutto l'anno e anche la sorgola, per quanto riguarda la sorgola, il migliore è l'inverno. Ed ecco il nostro pesce, arrivato con il peschereccio dal mare di Porto Garibaldi, in pescheria, ed infine qui nel nostro laboratorio di cucina dell'Istituto Remo Brindisi di Liso degli Estensi. Con le canocchie, le sogliole e le vongole prepareremo 3 gustosissimi. Ed ecco i nostri piatti pronti e gustosi. Qui abbiamo le canocchie alla moda della nonna su crema perlata di mais e qui abbiamo i tortelli con vellutata di vongole al basilico. Infine abbiamo rollè di sogliola e tonno rosso su vellutata di asparagi di Mesola. Il vino che proponiamo in abbinamento con i nostri piatti è il vino frizzante bianco della Bosco di Liceo, tipico della nostra zona.